Allora, che vuoi? Un'auto da favola? Vuoi 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 un'auto da favola? Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati su Fautori Gaming Network. Eccoci qua con una nuova puntata di Cyberpunk 2077. Andiamo a riprendere da dove ci siamo lasciati. Carichiamo. E oh cazzo, quanta roba tra l'altro. Salvataggi automatici, robe figa. Speravo che ce ne fossero solo due, ovvero quello nomad e quello corporativo che facevo per conto mio. Corporativo. Questo non era previsto. Penso che sia questo, però 4 ore e 20 di gioco, nomad e sì, di altro, e tutto il resto è corporativo. Bene, quindi direi che questo è quello giusto. Speriamo. Non mi aspettavo tutti questi caricamenti, ma sarà giusto tendenzialmente. Avete sentito della porta aerei della Rasaka che è ormeggiata a Night City? Si chiama Kujira, ovvero balena. La corporazione ha ritenuto che non fosse al sicuro in acque giapponesi. Ok, pronti? Sì, più o meno penso di ritrovarmici qua in sta zona. Mappa. Allora, dunque, mappa, personaggio, diario. Eccolo, così capiamo un attimo, ci orientiamo un attimo, perché purtroppo dopo il full immersion dei primi due giorni, poi non, a parte un'oretta e mezza penso, con il corporate, però appunto ti fai un po' la parte iniziale, poi non ci ho più giocato, quindi devo ricordarmi dove sono. Dobbiamo andare all'afterlife però, ok, il tanto chiacchierato bar, abbiamo anche delle robe da fare qua, uno e uno, ma le faremo in un secondo momento. Io direi di andare all'afterlife, allora un attimo che mi posiziono correttamente qua, ok, perfetto. Oh, abbiamo una macchina, sì che abbiamo una macchina, dove cazzo sta? Che senso walk, mi fanno camminare? Cos'è che... Dove... Ah, eccola qua la mia macchina, fanculo. Toh. Sali.
Salga a bordo. Aspetta che mi regolo il sound in cuffia. Quando partono le musiche, se no non capisco niente. Ok, direi di qua che andrà bene. Oddio, c'è un po' di intasamento qua, eh. Scusi. Vabbè, diciamo che la strada sarà giusta, si spera. Piano piano. Come si continua a preferire la visuale da qua per... Porca troia. Non frena, scusi, non volevo andare sulla bancarella, ma non frena l'auto, devo fargli fare la revisione. Sì, bisogna un attimo abituarsi alle distanze da questa visuale, però devo dire che lo preferisco, è molto immersivo, mi piace. Approfitto per dire proprio una parola una, visto che l'argomento impazza. Ecco, a parte che io e Gianjaman stiamo preparando un video dove parliamo un po' di Cyberpunk, tra pregi e difetti, e anche la situazione attuale, dove purtroppo non è ben ottimizzato, anzi per niente, sulle console vecchie. Di questo ci dispiace, ne parleremo un po'. Però cazzo, adesso che l'ho rimesso su dopo 3 giorni che non ci giocavo. Guarda il pirata della strada, stavo dicendo. Dopo 3 giorni che non ci giocavo, adesso che lo abbiamo appena rimesso su, cazzo, è bello da vedere. Su PS5 ovviamente, ricordo sempre che la piattaforma di riferimento mia è... Porca troia, PS5. Oddio, no, che non facciamo i danni. Sì, non riesco sempre bene a capire dove... Ma guardalo! Che danni. Non riesco sempre bene a capire dove andare, onestamente. Però dai, piano piano ci adatteremo. Anche perché adesso, ragazzi, stiamo finendo un po' di serie in corso. Ho sbagliato strada di nuovo. Perché Demon Souls e Spider-Man sono addirittura d'arrivo, addirittura, insomma, stiamo per finirle. Bugsnax, che ve lo sto portando in formato video. Orca, tra dove devo andare? Ah, devo fare un'inversione, ok. È legale sta cosa. Lo sto finendo pure. Ma dove cazzo devo andare? Quindi insomma, stiamo per finire 3 giochi e quindi avremo molto più tempo da dedicare a Cyberpunk e ad Assassin's Creed Valhalla. Sono un forestiero, non conosco le strade. Io scendo. Senti, parcheggia sul marciapiede, toh. Ecco. Dai, non verranno a farci la multa. No, è notte, di solito non fanno multe di notte. Dunque, vabbè, è preciso però. A parte che l'abbiamo un po' scassata, forse. Come sta la macchinina? No, dai, tutto sommato è... No, non vada dentro la mia macchina, scusi, è mia? Che cazzo fa? Ruba? Signorine, rubate? No? Vabbè, fate come cazzo vi pare. Basta che non me rubate lì il coso con la testa dondolante. Uè, bello. Andiamo. Andiamo all'afterlife. Vediamo un po' che atmosfera attira. Perché ho già impegni per questa sera. Sentiamo già il tipo che parla, sì. Eccolo. Non trovo parcheggio. Come sta la signora Wells? Sai com'è? È preoccupata per me, eccetera. Non può farne a meno, sai, di controllare se non sto marcendo in qualche cassonetto come buona parte dei ragazzi Wells. Onesto. Inizia davvero a logorarmi. Più le dico che va tutto bene, più mi sembra di mentirle apertamente. Ma da domani questo finirà. Afterlife, arriviamo, baby. Ah, dai, proviamo a dare la risposta da nomade, visto che noi abbiamo questo ramo qui. Mi sembra onesto. L'Afterlife è un nome piuttosto conosciuto. Ah, sì? Alcuni dei lavori più grossi dei clan nomadi sono stati organizzati qui. Non mi sorprende, non c'è posto migliore a Night City per trovare un lavoro. Ah, mando il curriculum. Pronto a perdere la verginità? Andiamo. Cos'è? Nuova raggiunta. Afterlife. Adesso sono molto curioso di vedere sto Afterlife, perché comunque ne parlavano anche in fase di presentazione, roba. Oddio, c'è un po' di monnezza, sarà anche forse il bar più in, però la monnezza, cazzo, non manca. Si morti.
Cazzo, è quello un clone di Jackie? Cazzo, ci assomiglia. Ma perché pagliaccio? Aspetta, io mi guardo in giro, no? Sono V, e questo è Jackie Wells. Ah, è un nome che dovrei conoscere. Lo conoscerai presto. Siamo qui per vedere Dex. Ehi, Dex, ho qui due tizi che dicono di conoscerti. Sì? Abus, no. Dice di dargli 2 minuti. Magari andate a farvi un drink. Ma volentieri, ma non prima di essermi guardato un attimo intorno, cazzo. Voglio vedere. Salve signorina. È una signorina o un signor? No, mi scusi, è un buon uomo. Allora la lascio lì in pace. Io cerco signorine. Non volevo importunare gli amici qui del bar. Niente. Allora andiamo a sto cazzo di after. La vediamo un po' che aria tira. Insomma, è grandicello. Ci sono le signorine che ballano in maniera bizzarra. Una partitina a biliardo si può fare, eh? Cazzo, mi piacerebbe fare. Però dai, onestamente, purtroppo deve essere un problema, ovviamente, di della vecchia gen. Però tutto sommato c'è gente, dai, ecco, non mi avrebbe anche dato fastidio se era pieno che non si riusciva a camminare. Così non mi disturba. Un po' di più, ecco, magari l'avrei gradito, ma va bene. Forse persino Morgan Blackhand. Aspetta, fammi fare un giro, voglio farmi un giro. Cazzo, è grande come bar. Signorina, viene qui spesso? Non hai niente di meglio da fare. Scusi, ma Tosca, io volevo solo fare 2 chiacchiere. Ciao Jacopo, ben arrivato. Buonasera. Sì, dai, c'è gente. C'è un numero sufficiente di gente. Ecco, qualcosina in più ci stava, ma... ma va bene. Ma va bene. Sembra che tocchi a noi. Facciamoci una bevutina. Ehi, vedi quella tizia attempata? L'ho vista, sì, era un po' evidente. Rogue, la migliore fixer di Night City. Pensavo fosse Dex il migliore. Rogue organizzava già lavori quando Dex se la faceva ancora nel pannolino. È lei che comanda qui. Che vi porto? Salve signorina, signorina Claire. Scegli tu per me. Ordina tu. 2 tequila old fashion con un po' di cerveza e guarnizione di peperoncino. Onesto. 2 Johnny Silverhand in arrivo. Attenzione, è la prima volta che sentiamo nominare questo nome, Johnny Silverhand. Ciao Federico, buonasera. Emilia ha mangiato. Grazie mille del saluto. È una tradizione, i drink prendono. E buon lavoro. Se volessi un drink con il mio nome, cosa dovrei fare? Crepare. Onesto. Fottutamente spettacolare. Meglio sei in missione. Ah, che tradizione fantastica. Insomma. Al diventare ricchi, allora. Diventare ricchi sfondati. Leggende ricche sfondate. Olè. E via. Con la bevutina. Suppongo che morire sia il prezzo da pagare. Guarda come vediamo una sega. Per un drink solo, già sballati. La morte è solo il gesto finale. Ah, comunque io sono Jackie Wells. Vuoi scriverti il mio drink? Sì, come no. Uno shot di vodka con ghiaccio, succo di lime, ginger ale e, cosa più importante, un pizzico di amore. Me lo ricorderò. Dicono siate le nuove scoperte di Dex. Solo affari, niente di che. Che Xbox c'hai tu, Jacopo? Quella liscia? Dex è un cliente abituale, viene qui spesso. O la One X. In realtà è sparito per parecchio tempo. Non si è fatto vedere quasi per 2 anni. Ah, la One S, ok, quella... ho capito. Quella Slim, se non sbaglio. Beh, sono contento se ti gira fluido, va bene. Con quello lo stanno pacciando, entro gennaio, febbraio hanno promesso enormi aggiornamenti per ciò che vada fluido, quindi è questione di pochi mesi, 1-2 mesi. Guardati intorno, i mercenari come pensi si facciano la reputazione? Spettegolando peggio di ragazzine, ecco com'è. In bocca al lupo. Grazie.
Diciamo che il problema principale, se non parte un dialogo, è che non hanno mostrato le versioni Xbox One e PS4 lisce. E quindi la gente, vedendo i filmati belli, è rimasta giustamente delusa. Il problema è quello, ma in realtà il gioco probabilmente non è male. Però sapere prima che in realtà su quelle piattaforme gira peggio, perché comunque di peggio si parla, si tratta, la gente con le informazioni non avrebbe fatto tutto sto casino, secondo me, perché già lo sapeva. Invece così era comprare al buio pensando che fosse bello. Spero di essere stato più o meno chiaro e aver passato il concetto, ma quello è stato un problema enorme da parte degli sviluppatori, non mostrare le versioni. Andiamo da Dex allora. Se può, è permesso? Comunque se non c'è immondizia non è Night City, devo dire. Excelsior. Eddie in contanti come al solito. Devo Eh sì, perché sennò finisce male, Federico, come sa, Bene, bene. Mi siedo pure io? Tutta la famiglia riunita. O sto in piedi come uno stronzo. È la prima volta nel mondo reale. Abito Millite. Vediamo un po' questa carogna. Io prendo cose. Ok, allora. Riposate pure le chiappe. Onesto. Bella cabina. È insonorizzata? Jackie. Nessun problema. Il signor Wells ha ragione. Parleremo di cose molto delicate. Ma se per voi va bene, vorrei iniziare con una domanda per Mr. V. Evelyn Parker. Com'è andata? Cosa facciamo? Non preferirei tenerlo nascosto, più che altro perché non voglio avere nemiche lei e la sua amichetta, però non voglio neanche tradire lei. Proviamo così. Bene, direi. Abbiamo fatto un giro del Compaqui Plaza dell'interno con quella Betty Grezza che ha girato. Bug mi ha già raccontato. Quindi conosci il bersaglio. Yorinobu Arasaka, il figlio dell'imperatore e suo ipotetico erede. L'uomo con un nome da milioni di Eddie e nessun talento a supportarlo. L'amichetto speciale. Poi ti rispondo, Jacopo. Quindi voleva solo conoscerti o c'era qualcos'altro? Posso dire questa? Quella Parker. Cioè. Non so, mi è sembrata un po' ambigua. Non mi convince. Una sera sorseggia a Sham Paradise con Yorinobu. Quella dopo chiacchiera con i clienti abituali dell'Ezis. Le due cose non tornano. Ha colpito anche me. Stai dicendo che se facciamo 2 più 2 otteniamo 5? Allora ci manca una parte dell'equazione, ovvio. È per questo che avete un fixer. Se qualcuno cerca di fottervi, deve prima fottere i 130 kg di Dex DeShawn. C'è qualcos'altro? 130 kg di salute, insomma. Allora, sì, questo ci starebbe, però perché non vorrei fare non casino. C'era dell'altro. Parker mi ha fatto un'altra offerta. Noi proviamo a vedere come va. Un'altra offerta? Di tagliare fuori l'intermediario e dividerci il bottino 50-50. Cosa? Tagliare fuori l'intermediario. Cazzo, questa è bella. Insomma, mica tanto. I clienti non imparano mai, vero? Apprezzo che tu abbia condiviso questa informazione, Mr. V. Vedi, la fiducia è essenziale in una collaborazione duratura e proficua. Pensavo che questo ti avrebbe fatto incazzare. Vivo a Night City da troppo tempo per incazzarmi ogni volta che un dilettante pensa di potermi fregare. Parker non è la prima e di certo non sarà l'ultima. Onesto. Perché non parliamo del piano? Cos'hai per noi, Dex? Questo. Prendi lo shuttle, okay. Vediamo. Diamo un'occhiata. Io e Dex abbiamo già discusso dei dettagli. L'operazione dovrebbe essere una passeggiata. Spiegati meglio, voglio sapere tutto. Un mezzo della main vi scaricherà all'ingresso principale del Compaqui Plaza.
Entrerete tranquilli grazie alle vostre false identità. Poi, con l'aiuto di Bug, penetrerete nella sottorete dell'hotel. Il mio e quello del Flathead. Infine, vi infiltrerete nell'attico di Yorinobu e ruberete il relic. Inutile dire che dovrete fare tutto furtivamente, senza uccidere nessuno, se possibile. T-Bug sarà sempre in contatto con voi. Ora fate pure le vostre domande. Jacopo, quello che dice nell'ultimo messaggio è proprio questo che abbiamo di fronte, Dex. È lui il boss di cui parli. Sì, non sembra male. Queste nuove identità. Mi sembra un buon personaggio. Qual è la nostra copertura? Ciao Stefano, sì, buonasera caro. Ramon Victorino. Spero tu tutto bene. Ramon? Ok. Per cosa dobbiamo dire che siamo lì? I soliti affari, vendita di armi corporative. Se qualcuno ve lo chiede, siete lì per un incontro con il rappresentante della difesa dell'Arasaka, Hajime Taki. C'è altro? No, direi a posto, onestamente. Credo di sapere tutto. Perfetto. Io ne ho una. Quando arriviamo al motivo per cui siamo tutti qui? Tanto vale parlarne ora. I nuovi arrivati prendono sempre il 30%. Ma sono disposto a fare un'eccezione per voi. Addirittura. Vi darò un bel 40% come bonus per la tua onestà. Mamma mia! Mi sembra accettabile. Ora sì che si ragiona, Dex. Soldi veri, baby. Voglio vedere quanti ultima bigliettoni cosa. Ci facciamo a questo coin. Chi non ammette armi, barriere di sicurezza, eccetera. Quindi lascerete le vostre sputapiombo in macchina e porterete dentro il Flathead nella sua valigetta. Vi ho procurato dei completi adatti alla vostra copertura. Ah, sì, forse l'ho già raccattato su. Grazie a te. Non per fare l'ansioso, ma quando vedremo i nostri? Tutto dipende da come Miss Parker farà la sua parte, ma direi una settimana o due al massimo. E nell'attesa noi che facciamo? Ci giriamo i pollici? Starete tranquilli e terrete un basso profilo, l'Arasaka ci terrà d'occhio. Ora, come diceva quel tizio greco, la vita è un banchetto, non alzatevi né assetati né ubriachi. La vostra carrozza vi attende fuori. Vado anch'io, devo preparare i collegamenti per tenermi in contatto con voi. Se vi serve altro, ora o mai più. No, dai, penso che... A posto, tutto chiaro. Tutto ok. Mettiamoci al lavoro. Allora, rispondo adesso alle vostre... Allora sei pronto a iniziare? Una è una domanda e una è più una constatazione. Federico, che parla di dover rifare un po' il PC. Sì, io non so che PC tu abbia, Federico, però per giocarlo bene bene a me piacerebbe avere almeno una RTX della serie 2000, ecco, per goderne abbastanza. E... Andiamo. Mentre per quanto riguarda Jacopo, che parla del costo elevato dei videogiochi, se secondo me il prezzo alle volte è pari alla qualità o altre volte eccessivo, io penso che il prezzo di 80 euro di solito sia abbastanza bilanciato, visto i costi di produzione, onestamente credo sia abbastanza bilanciato. Non per tutti, ma per abbastanza giochi. Porca puttana, lo spero bene, cazzo. Non vedo motivo di usare simili imprecazioni. Perché siamo su Fautore Gaming Network e noi le imprecazioni le usiamo. Al celibato di mio cugino? Sfortunatamente non accettiamo simili contratti. Per 3 mesi avevo messo da parte i soldi. Ah, è acqua passata ormai. Metti in moto, Del. Prima di iniziare il nostro viaggio, devo verificare le identità di tutti i clienti. Prego, connettere i vostri link personali. Prego. Pacchetto Excelsior attivato. Excelsior? Oh, di bene in meglio. Perché ti emoziona tanto? Aspetta, guarda. Nella main attiva la modalità combattimento. Chiedo scusa, ma non sembra che siate in immediato pericolo. Vabbè. Fidati, se ci sarà bisogno abbatterà un esercito di ninja dell'Arasaka. Che altro include l'Excelsior? Copertura sanitaria completa, compresa la gestione e lo smaltimento dei resti del cliente in caso di morte a bordo. Merda, che cosa tetra.
Tex non vada a spese, eh? E grazie a te otterremo comunque un bel 40%. Figurati. Attenzione, arriva la Capriole con la banda di scostumati dalla sua live. E ben ritrovati. Non emozionarti troppo. Non siamo ancora entrati, per ora. Non lo so, Jack. Mi sembra che tu stia perdendo la tua stretta d'acciaio. A me sembra che sia tu ad avere un problema. Voglio che tu ti concentri sull'operazione. Abbiamo un lavoro da fare. Non sono mai stato più concentrato in tutta la mia cazzo di vita. In realtà anche a me sembra un po' sconcentrato, sì. Ho trascorso tutta la vita in questa merda che ci circonda. E non intendo tornarci. E allora fai il bravo. Eccolo qua, anche il nostro Trigger Ares nazionale. Ehi, come va? Lisce come carta vetrata. Presto, arriveremo all'hotel. Sentite, imposto una linea diretta e criptata per guidarvi nel compagno. V, prova a chiamare Jackie, vediamo se siamo sincronizzati. E? Ho delle interferenze. Di qualcosa, bug. I più grandi crimini non sono frutto di necessità, bensì di un desiderio d'eccesso. Che filosofica. Come, scusa? Aristotele. Quindi mi ricevi, giusto? Ah, a proposito, fatemi sapere come va la qualità della streaming, se si vede, si sente tutto bene, perché ho provato a cambiare un'impostazione, quindi fatemi sapere. Voglio più Aristotele. Andate a fanculo. Onesto. Ok, sembra che funzioni tutto. Meglio. Resto in contatto. Grazie per aver scelto i servizi della Main e buona fortuna. Attenderò qui il vostro ritorno. Finalmente ci siamo. Scendiamo? Quasi dimenticavo, niente ferro, eh? D'accordo, Harry. E si va. Andiamo. Alla fine l'hai comprato. Bene, dai, se ti piace, onesto. A me, come hai detto, non piace, quindi... Aspetta, prendo il flatello. Quindi niente. Ah, cazzo, avevamo un nuovo messaggio. Ah, l'ho beccato. Dalla Main, devi arrivare in orario per una riunione importante. Non vuoi che i tuoi preziosi dispositivi finiscano nelle mani sbagliate? O forse semplicemente non ti piace la folla? Con Dalla Main i tuoi problemi restano fuori. Il nostro servizio di trasporto corporativo ha una flotta di oltre 20 auto corazzate pronte a portarti a destinazione in modo confortevole e sicuro. Possiamo garantire trasporto sicuro per individui e merci nell'area di Night City, un livello qualitativo eguagliato solo dalla nostra celerità. Un servizio clienti professionale, specifiche adatte persino ai clienti più esigenti, sconti per i clienti abituali. Un sacco di altre cose, casomai se qualcuno se le vuole leggere faccio piano, così potete stoppare quando ci sarà il video su YouTube, perché ho notato che ci saranno un sacco di cose da leggere e non finiremmo più se le leggo tutte. Io vedo tutto ok, 1080 downgradabile, cose che... sì, essendo solo affiliato e non partner, per avere la partnership, voglio, dovrei avere dei numeri della Madonna. Essendo solo affiliato è Twitch che sceglie se può essere scalata la qualità o meno. Oggi si può, è vero. Bella lì, bro. Ciao Raccoon intanto, grazie per il salutino. Bene, ottimo, sembra che si senta e si veda tutto bene. Grazie ragazzi, quello è l'importante. D'accordo, Holm, signore. Perché ho fatto una piccola modifica. Aspetta, c'è qualcosa. Mi dispiace spiegarci perché state introducendo equipaggiamento militare nel Compeki Plaza. Siamo mercanti d'armi. Mi scusi? Ah, è qui per vedere Taki-san. Dico bene? La prego, accetti le mie scuse per il disturbo. Testa di cazzo. Ci vorrà solo un momento, signore. Prego. Prego. Yokuso. Yokuso a lei. E benvenuti al Compeki. Konnichiwa. Vorremmo fare il check-in. Certo, solo un momento, prego. Ma a caso, questa è la versione mia femminile del futuro che lavora in hotel, cazzo. Camera doppia, due adulti. Bella sepulcra. Sì, bella giusto. Lì. Come andiamo, come andiamo? Avverto immediatamente Taki-san del vostro arrivo. Com'è educata.
Io non sono così educato nel gioco. Poi lo avvertiamo noi. Poi quando faccio i check-in a lavoro sono educatissimo. Taki-san vi sta aspettando. No. Ciao Mangio, buonasera anche a te, bella gente, guarda quanti siete oggi, bravi, come state, come state? Perché un cyber psicopatico si è fatto saltare in aria nel terminal. Un incubo. Oh certo, capisco. Siete nella suite Lapislazzuli. Onesto come nome, sembra adeguato a noi. Oh, un'ultima formalità. Per favore, convalidate il vostro chip SID. Prego, tutto tuo, Harry. Cazzo devo fare? A lei? Le appoggio la mano? Sembra tutto a posto. Vi auguriamo un piacevole soggiorno. Grazie. Penso che a me tocca sorvolare, Ares. Mi tocca un po' sorvolare al momento. Ma arriverà il giorno della vendetta. A uno l'ho già castigato una volta. Ma dai. Si chiama improvvisazione. Dovresti provarci. Raccontami una versione onesta del gioco per PS5 perché sono indeciso se acquistarlo. Guarda, io come ho sempre detto nelle live che ho fatto, per me su PS5, anche senza la patch next gen, secondo me è molto bello da vedere. Io per PS5 lo acquisterei, se piace il genere, lo acquisterei ad occhi chiusi perché è godibilissimo, è molto bello, secondo me è bello da vedere. Io non starei a pensarci. Ecco, se ti piace insomma il gioco di ruolo, il mondo aperto, lo prenderei molto serenamente. Mangio. Durante la settimana non accettiamo prenotazioni, quindi si sieda pure al tavolo che vuole. O se preferisce ci sono gli sgabelli. No, gli sgabelli no. Tutto ma no gli sgabelli. Quando avremo concluso l'operazione, dare un'occhiata non fa mai male. Sembra un cazzo di venditore ambulante con questa valigetta. Sì, beh, è un po' diverso da The Witcher, a partire dalla prima persona, mentre in The Witcher è in terza, e il fatto che siamo in una città mentre lì è un mondo aperto con varie cittadine. Però se ti piace il genere, sì. Cioè, poi sono anche gli stessi sviluppatori, quindi se, tu avendo PS5 io lo prenderei tranquillissimo. Se hai paura della qualità, io lo prenderei tranquillo. Ho preso il sembri un cane vestito a il piano giusto. Oh, perché tu invece stai bene? E io sì che sto bene, sono un figurino, c'ho pure i capelli verdi, figa. Bella bro, segui Jackie. Ma di nulla mangio, ci mancherebbe, anzi, se posso mettere una buona parola sulla versione in retrocompatibilità di Cyberpunk su PS5, ma super volentieri, perché io me lo sto gustando. Va, che bella stanzina che abbiamo, cazzo. Il mio hotel non c'ha tutti sti comfort, devo essere onesto, questo mi batte. Però c'è il letto matrimoniale, io non voglio dormire con lui. No, adesso annulliamo la missione e stiamo in stanza. C'è anche il bagno. Della sottoscritta, questa è mia. Dov'è il condotto? Attiva lo sta qua il condotto. Eccolo qua, il condotto sta qua. Te scappa la cacca che l'hai chiesto? Scusate, sono stupido. Che bel bagno comunque. Oh. Manca sempre il bidet. Però è un bel bagno. Vedete, non sei l'unico che bestemmia. Mi ho scoperto che tu hai già... No, perché dovrei fare il mambo orizzontale? Stiamo giocando a un gioco cazzutissimo, non dobbiamo fare il mambo. Che scostumatezza. Il flathead è pronto. Ci sono quasi. No, ogni tanto la battutina così a sfondo sessuale ci sta, ma insomma, raga. Stiamo sereni. Che cazzo devo fare scansione in cerca di un punto d'accesso per il flat? Ah, come cazzo? Ah, così si scansionava, così. Qua com'è? Insomma, questa è la porta del cesso e quello era un TV, tra l'altro, quindi giustamente. Ah, che bello il TV qua, madonna, quanto mi piace sta stanza comunque, Qua ci sta? Sì. Eccolo. Tò, pigliato. Jackie, il flathead è a posto. Tutto pronto. Vada,
Guardalo con tanto di invisibilità. Bella la tecnologia, bello il cyberpunk. Ah, ma abbiamo anche tipo lo zoo qua. L'acquario più che lo zoo, forse. Avete intenzione di stare lì a guardarlo? Bisogna passare al controllo manuale. V, usa lo shard di controllo che ha Jackie. Colleghiamo i tuoi Kiroshi alla sorveglianza, così puoi guidare il bot. Il ragno bot. Va, facciamolo senza farci domande, va. Tieni. Ok. Ti sto connettendo alla visuale delle telecamere. Potrebbe disorientarti un po', non agitarti. Lo facciamo, Ares, così tutto l'hotel. Bella questa stanza. Ora restiamo qua, signori. No, ha cambiato canale. Che cazzo. Okay, una buona visuale. E che sta? L'Arasaka coprirà tutti. L'Arasaka sembra quasi un Sakai. Non è una questione di soldi. Siamo sotto elezione. Che figura ci faccio? Ma infatti, ma anch'io lo penso, Sepulcra. Era un bel canale interattivo, insomma, non lo so. Sembra un po' scostumato così. Ci proveremo. È tutto quello che posso promettervi. Perché non va? Ostacolo, blocca il passaggio. Ti collego alla prossima telecamera. Ah no, ok, andate, andate. Cosa ti fa pensare che fosse per te? Perché era indirizzata alla gentile cameriera che lavora. Ah, che queste lavorano, ok, stanno a fare le pulizie. C'era sangue ovunque, bug, ma almeno ho un problema. Che succede? Solo io trovo vomiti. La cameriera tra i piedi. Devi distrarla. Vediamo cosa c'è nella sottorete. Beh, magari facciamo saltare un TV, che dite? Che mi dici della TV? Ti dico, continua a cercare. Perché? Era una buona idea. Il terrarium ha un pannello di controllo. Non ne dubito. Il terrarium ha un comando di temperatura e qualità dell'aria. Intendi Iori Nuovo, sì, Arasaka? Quelli come lui sono sempre okay. Single. Indosserà anche completi costosi, ma è un biker nell'animo. Sempre ansioso di montare in sella. Lo monterei io fino a sfinirlo. Tesoro, pensa solo a pulire quel vetro, ok? Stai lasciando aloni ovunque. Con quale scostumatezza. Comunque non sono bot, sono persone vere, eh? Kat, c'è qualcosa di strano nella vasca. Ehi, bug, ha funzionato. Cristo santo, non hai ancora hai idea di quanto costino quei cosi? Io lo posso fare da qua. Non c'è tempo per i complimenti. Vai, vai. Vai robottino. Allora, dove lo mandiamo? Qua, vabbè, qua. Easy. Cambia telecamera. T-bug. T-bug. Grande. Oh, cazzo. Devo orientare. Ok, ci siamo. Siamo nella stanza che abbiamo esplorato nella Brain Dance l'altra volta. Per entrare nella stanza del Netrunner. Questo cos'è? Grata del condotto, no, eh? Ah no, qua, che mona. C'era un pannello grande come una casa. Non è andato? Che abbia dei problemi. Cazzo. Deve esserci un altro modo. Fammi pensare. Lei pensi, per c'è favore. C'è un'altra telecamera dall'altra parte, ma è disattivata. Vuoi che la attivi? Sì, cerca una porta CCTV. Che cazzo di porta? Io conosco USB eventualmente. Per alternare due visuali disponibili premi. Ah, ora ok. Passa all'altra telecamera. Toh, fatto. Ecco il residente. Come previsto. Comunque è strano che l'hotel abbia un solo Netrunner. Uno bravo vale quanto 10 guardie normali. Onesta. Cosa facciamo adesso? Lo neutralizziamo. Collegati a lui con il Flathead. Va bene. Lo frigo con un demone. È Gergo, non farci caso. Non c'è problema, sì, non mi faccio domande. Devi collegarti direttamente alla sua sedia. A quel punto non avrà più scampo. Va bene. Potrebbe entrare un carro armato che non si accorgerebbe di nulla. Dorme della grossa. Ma prima devi portare lì il Flathead. Per portarlo, però, allora, scusi. Il condotto dovrebbe collegare le due stanze. Meno male che mi sono fatto una domanda.
Se no, forse mandavamo a puttane tutto. Forse so come entrare. Mandali il flathead e poi passa alla seconda telecamera. Com'è? Ce la fa? Sei grande. Connetti il flathead alla sedia, B. Dai, friggiamo sto stronzo. Vai aragnazzo, fai il culo. Ingrandiamo. Sì, cos'è in testa? Fritto. Olè. Adoro questi demoni. Il flathead resta qui. A tenere d'occhio il residente, sì. Mi collego alla rete principale del Compechi. Tu slocati. Ok, questa è una puttana della connessione, ma è pare a me. Ah, ok, era. Era giusto. Sì, è così che si fa. Come ti senti? Insomma. Bene. Un po' stordito tutto qui. Bug, come andiamo col tempo? Ci sei, Bug? Sì, sì, sono qui. Ascoltate, l'ICE è piuttosto di quanto pensassi. Violarlo richiederà un paio d'ore. Un paio d'ore? Non puoi fare più veloce. Vuoi che mi frigga il cervello? A quello serve il peccato. Siediti e goditi la tua raffinata suite. In effetti. Grazie, lo farò. B, rilassati, ok? Riposati un po'. Volentieri. Oltre chiaramente si tratta di un gioco mastodontico. Hai trovato qualche pecca su Cyberpunk? Allora, come ho già detto, secondo me ci ho giocato ancora troppo poco per dare una valutazione del genere. Bisogna dire però che in queste prime 5, 6, 7 ore che ci ho giocato, io me lo sono goduto e non ho riscontrato problemi, se non un'auto che è esplosa all'improvviso. Ma insomma, onesto, devo sedermi solo lì? Ok, allora mi siedo qua. Nulla di tragico, però ci ho giocato troppo poco per dare una valutazione completa. Che ne pensi? Perché ha rinunciato a tutto? Ah, chi ha rinunciato a tutto? Yorinobu Arasaka. Alla bella vita, intendo. È storia vecchia, lo so. Stavo solo riflettendo. Pensaci un attimo. Parliamo di cose serie. Dica, Sepulcra, dica. Educazione. Padre può schioccare le dita e ridurre mezzo pianeta in una cazzo di distesa nucleare. Ma siete tutti scostumatissimi in questa chat. Che cosa fai? Crei appena è possibile, comunque. Al momento ancora non si può. Sparisci dalla tua famiglia, ti ricopri di... Cioè, forse sì, ma sono andato a far missione. Banda per qualche anno, ma per cosa? Forse voleva solo sganciarsi dal sistema. E allora perché è tornato? È che tanto online non lo posso fare perché stiamo giocando la versione censurata per streamer. Pecora nera rimane pecora, eh? È un punto di vista. È tornato strisciando, con la coda tra le gambe, alla faccia del ribelle del cazzo. Fottuto turista. Turista o no, è appena entrato nell'atrio. E rieccoci in pista. Sicurezza dell'attico fuori uso. Perfetto. Diamo inizio alle danze. Ah sì, beh, ma probabilmente oscureranno qualcosa, immagino. Hey, Bug, onestamente, giustamente. Per tutto il tempo? No, beh, la censure mode è già attivata, se no non farei lo streaming. Sia quello che per le musiche con sì, copyright. Solo un lapsus, sai. Lo so, ora potrei farti perdonare. Sì, infatti... Purtroppo c'è sempre qualcuno di speciale che poi... Perché io so che voi scherzate, però poi c'è sempre il furbo di turno che invece non aspetta altro, ma... E quindi niente. No, vedremo cosa e come si può fare per curiosità, perché il gioco lo consente, ma... Appartamenti? Ah, sì, però... cioè, finisce là per me. Ah, sì, suite, ok. Silenzio imbarazzante. Vuoi sentirne una bella? Adesso, sul serio. Forse non è il momento migliore. Sai perché Johnny ha cacciato la donna delle pulizie? Perché si rubava l'argenteria. Che mona di idiota. Ah, Cristo santo. Diglielo. Proprio mona. Cristo Dio, ragazzi. Non è male essere l'erede dell'impero Arasaka. Di certo ok, è siamo qua. Infatti io mi concentrerei. Perché? Che fretta c'è? Il segnale di Yorinobu è sparito. Cos'è? Un cazzo di mago? Sarà una zona senza campo, ma tornerà. Voi pensate a fare il vostro lavoro. Lì, sotto la base.
L'ho pigliato, ma un interruttore. Che starà però dal lato qua, no? Che figata però che prima abbiamo visto questo posto. Possiamo rubare cose? Sì. È bellissimo il fatto. Ma ha fatto un bel effetto mentale. Sembra che Yorinobu ci abbia lasciato un regalino. E il fatto che prima l'abbiamo esplorato in Brain Dance, ora ci siamo fisicamente. Non lo so perché, ma ha fatto un bel effetto in testa. Collega il tuo link e rendici ricchi. Ok. Nel dubbio noi abbiamo rubato tutto. Informazioni, pistola. Sti cazzi. No, comunque sì, sono curioso di vedere quale interazione c'è con tutto in questo gioco. Vorrò mostrarvi il più possibile, onestamente. Non mi piace per niente. Qualcuno ci sgamerà, vero? Però abbiamo una pistola, quindi onesto. Na Cristo. Apri la cassa forte. Ci sono quasi. Fatto. Ottimo. Vai, piglia. Piglia quello che c'è da pigliare. Do un'occhiata. No, devi prendere anche veloce. Integrità Bioshard 100%. Direi di sì. Ce ne dobbiamo. Ce la dobbiamo squagliare, ragazzi. Cori, cori. Cori. Che senso dentro? Ah, catroia, roba da Mission Impossible qua. Siamo, eh? Dentro. Il che non risolve il problema. Sì, però se appicciano la luce qua del vetro facciamo tipo le cubiste, eh? Dammi un secondo, okay. Cominciamo a ballare, eh? Perché non so se poi, cioè noi vediamo fuori, ma loro dentro. Le leggende non erano tutte morte. Che facciamo? Aspettiamo. Cazzo, vedrà che gli ho rubato la pistola, per porca troia. Bug, chi sta arrivando? Non è possibile. Non sta succedendo davvero. Saburo Arasaka. L'imperatore. Con un po' di sciatica. Dubito che qui sia insonorizzato. In effetti. Mi sento della merda fino al collo. Oh. Che sensazione. Cazzo guardi. Madonna, ora ci aprono il culo. Prego, scusi. Oh, cazzo. Non voglio morire per mano di tuo zio. Se ci avesse trovati. Ma non l'ha fatto. Ora smettila. Che tensione. Incredibile, cazzo. Saburo Arasaka. Watashi ga kizukanai to demo omotta no ka. Somosomo ore no koto o kini shita koto nanka nai da. あんたの問題点はそこだ。世界は自分中心に回ってると思ってる。傲慢だよ。よりのぶ。どうしてここへ。直々に俺に屈辱を合わせ立場を思い知らせるためにか。出る杭を打たれるとよく言うだろう。自分の言葉じゃ何も言えないの。 自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。俺たちの未来。俺たち。なんかの間違いだ。あんたは自分のことしか考えてない。そしてこの会社のことしか。
s'ammazza, no? Uno doveva schiattare, orca troia. E se usciamo e lo secchiamo? Orca troia. E insomma. Ormai l'hai fatto, vecchio. Ma sta ancora qua, come ce la squagliamo, cazzo? Sti cazzi, che scena fighissima. Casino. Sì, sì, poi vi leggo come sempre, ragazzi, non spammate domande quando sono ancora ampiamente leggibili nella chat. Se me le perdo, allora, perché sono state sorpassate dai messaggi, sì, se no chiaramente vi leggo sempre tutti. Però le scene vorrei vederle senza tanto chiacchierare. Tutti che escono. Che cazzo è successo? È un bordello, tipo. Yorinobu ha appena ucciso Saburo. Cosa? Ok. Vedo due. Tra un attimo la sicurezza arriverà in forze. Oddio, siamo fottuti. È messo anche a me. No, usciamo. Ve leggo dopo, ragazzi. Il gioco richiede fretta. Non posso far finta di niente. Bug, devi tirarci fuori di qui, subito. Poi vi leggo. Ce l'abbiamo un secondo. No, cazzo. Ok, ho qualcosa. Dai. Orco bosco? Che senso dalla finestra? Scusi, che vogliamo? Siamo dei piccioni? Apro la serratura. Dovreste vedere una scala. Scala. Oh, che figata, però, che figata. No, non adesso. No, tu apri la porta. No. Bug! Cazzo! Però ha aperto la porta, fanculo ti. Vai, orca bosco, boscaglia, piano. Madonna. Meglio del no. Siamo in alto. È un pochetto, ma tu non farci caso, Jackie. Se sono qui per Saburo, sono un po' in ritardo. Noi non siamo sul cornicione. Andate a recuperare il vecchio. Noi non siamo qui. Porco bosco. E se ne va. Mamma mia. Madonna. Che casino. Cazzo. Sgamati marci. Ah cazzo, il carico si è un po' scassato. Insomma. Il relic! Madres! Si mette male! Jackie, stai sanguinando! Preoccupati dopo per me! Controlla il relic! Contenitore depressurizzato! Integrità biochip al 94%! Ma è onesto! Continua a scendere! Ah, allora non è più onesto! E io che cazzo posso fare? In effetti. Fallo e basta. Vabbè. E che gli dico? Vi,
problema. Il criocontenitore è danneggiato. L'integrità del biocipe al... Jackie? 86%. Cazzo, scende velocissimo. 86% è in calo. Merda. Ok, ascolta. C'è solo una cosa che potete fare. Uno di voi due deve inserire il relic nella sua porta neurale. Non mi sembra sicuro. Più aspettate, più rischiamo di perderlo. Beh, qualcuno dovrà farlo. Vai, Jackie, mi sembri pronto per questo incarico. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Viva Gesù, amen. Jackie, ti sono appicciati gli occhi. Stai bene? Non lo so, credo. Non sento niente. Quando tornate, estraiamo il relic per una scansione completa del cervello. Ma prima voi due dovete andarvene da lì, cazzo. Ci stiamo provando. Del, arriviamo fra due minuti. Fatti trovare pronto, ok? Certamente, signor Wells. Sarà meglio, cazzo. Dobbiamo in qualche modo... Allora, per quanto riguarda la domanda di Jacopo che mi ha fatto un po' di tempo fa, ma chiaramente c'era una scena lunga, se mi aspetto qualcuno mi tradisca, onestamente abbiamo incontrato totalmente pochi personaggi che è difficile da dire. L'unico che credo che non mi tradirà è lui, per adesso. Sembra un buon compagno di viaggio, però non metterei la mano sul fuoco in questo mondo. Però in realtà di lui mi fiderei, è l'unico di cui mi fiderei al momento. Poi abbiamo incontrato due personaggi in croce, quindi... è difficile da dire. Le forze speciali. Sì, sono nella lobby. Controlleranno tutti i piani del palazzo. Arcobosco, aspetta. Ma... Silenzio. Andrea ha localizzato i residenti in un robot da combattimento modello Flatella. E una per me. I droni hanno rilevato delle minacce al piano dell'attico e hanno aperto il fuoco. Yorinobu Arasaka è stato evacuato. Ripeto, Yorinobu Arasaka è stato evacuato. Che cazzo sta succedendo? Tu ruba l'alcol intanto, non ti preoccupare. Ma guarda che possiamo andare dietro al bancone. Ok, lui ha preso l'altro, ottimo. Silenziatore farà comodo. Ottimo, ottimo. Restate nelle vostre stanze e seguite le istruzioni. Oh, vediamo che di essere equipaggiati, effettivamente, perché abbiamo appena pigliato... No, non ho pigliato una roba. Vabbè, sti cazzi. Tu prendi tutto che non si butta via niente. Poi devo leggerare se il messaggio lungo, mentre il messaggio corto della vertigine, cazzo, è vero, aveva una grandissima sensazione. Sembra una banalità, ma ti dava veramente la sensazione di altezza e tipo, oh cazzo, e mo che facciamo? Fighissimo. È stato fighissimo. Non posso equipaggiare le altre armi, però. Ah, devo farlo... No, devo farlo da qua, forse. Sì. Perché ci servirà, ci stanno dando roba. Ci stanno dando roba. Oddio, questa è un po' migliore, però. Ho sbagliato? Oddio, c'è la roba qua, sì. Di qua. E sto segno rosso? Cos'è che mi son perso? Scusate. Però perdermi roba che sta qua. Connettiti. Vediamo cosa possiamo fare. Magari ce la fa svangare un po'. Ah, orco bosco, aspetta. B. Questi devo ancora capirli come fare. Se mi metto qua, piglio quelli. Però poi mi sembra che me la metta in verticale ed è un po' una merda. Bella lì, bro, già caccata. Sì, questi li devo capire ancora un pochino, in effetti. Pazienza.
Pazienza, capiremo. Attenzione, codice rosso in vigore in tutto il compendio. Però possiamo andare di qua, no? Restate nelle vostre troppo stanze bello. E seguite le istruzioni del personale dell'hotel. Hai controllato le orca puttana. Sì, tutto libero. Niente di strano. Vediamo se se ne vanno. Ciao Carlitos! Ben ritrovato. No, non ho ben capito, onestamente, effettivamente. Li ho fatti ancora troppe poche volte. Solo nelle live mi è capitato, quindi... Non mi è capito. Nasconditi. Merda, la telecamera. Vabbè, spareremo e buona. Affanculo. No, via col casino. Sparate, sparate. Dai, fatta vedere. A stronzo. Te lancio una bomba allora, Ocio. Bene. Stiamo subendo gravi. Vai a fare in culissimo. No, non insistere, non insistere, curati, non insistere, curati. Ok. Cazzo, è finito lo stronzo. È andato? No, non era andato. Dove si è nascosto? Poi devo recuperare un po' di messaggi, cazzo. Ma questo che cazzo è, si è ribaltato? Olè, colpo in testa ed è andato. Ottimo. Curatina. Chi è che mi sgama? Ah, sempre la telecamera. Vabbò, sti cazzi. Allora, recupera tutto. Ci sono un po' di cadaveri. Così leggo anche. Aspetta che qua c'erano altri cadaveri da raccogliere. C'è più che i cadaveri, le robe che avevano addosso. Bene. Allora, leggiamo i messaggi. Cazzo, ce ne sono un bel po'. Teodoro le tue live, soprattutto l'enfasi con cui le fai. Sono contento, dai. Se vi piacciono, a me fa piacere. Ciao Francesca, intanto. T'ho vista al volo. Dopo domanda tecnica, tutti questi effetti fra cadute, spari, eccetera, come si stanno interfacciando con il DualSense? Non avendo PS5 e Sony che tanto ha decantato gli effetti tattili, chiedo direttamente a te. In realtà al momento non c'è nessuna di queste, di questi effetti, perché manca la la patch next gen, sepulcra, arriverà nel 2021 e lì penso le implementeranno e sono molto curioso. Però al momento no, vibra come se fosse una PlayStation 4, dai, praticamente. Qual è il modo oltre le missioni per guadagnare soldi per comprare i vestiti? Non lo so. Altre missioni secondarie, suppongo. Poi penso che ci siano incontri di lotta e altre cose che però non ho ancora visto, perché ci ho giocato praticamente solo in live al momento. Per scritto è difficile spiegare, in sostanza devi scegliere i valori in base alla riga o colonna che segui. Infatti oltre a selezionare il valore, selezioni anche la riga o colonna che darà accesso agli altri valori. Sì, più o meno lo so. No, ti sei spiegato bene, onestamente, Carlitos. Più o meno l'ho capito anch'io, però ne ho fatti un paio e non ho ancora beccato il meccanismo giusto, perché sbaglio il concetto. Io quando scelgo il valore penso di, poi di avere una certa colonna o riga, e sbaglio perché sono stronzo. Miglioreremo senz'altro. Comunque grazie della spiegazione. E poi... la Francesca l'ho salutata. Bene, un sacco d'amore per la Francesca. Tanti saluti Frizzi e Lazzi. Molto bene, dovrei aver letto più o meno tutto. Possiamo proseguire. Quanti colpi abbiamo? Un cazzo. Scusa, questi con cosa mi sparavano? Pistoletta? Vabbè, sti cazzi. Guarda là.
Questo sì che c'aveva colpi per questa, però. A chi? Nuovo oggetto. Vediamo se è migliore. Ok, dobbiamo assolutamente fare attenzione massima. No, abbiamo un pistolone come... come arma, onestamente. No, no, ce lo teniamo. È bella sta pistola. A posto, a posto. Teo sta facendo bravo. Io sono sempre bravo. Perché questi dubbi dubbiosi? Sono sempre impeccabilmente bravo. Com'è la situa? Possiamo andare qui al bancone? Decanter di cristallo. Qua, altre robe. Com'è, si può andare? Aprite il fuoco! No, mi sa di no. Chi c'è? Chi mi ha svisto soprattutto? Porca boia, puttana di troia. Guarda che cazzo. Mi ha tirato una sventola che metà bastava. Nascondi, nascondi, nascondi. Ah cazzo, finiti i colpi, finiti i colpi, finiti i colpi. Madonna, questo con il pompa picchiava, eh. Ora ce l'abbiamo pure noi il pompazzo. Fanculo e muori. Stava ancora vivo lì a rantolare a terra. Inculati. Bene. A modo nostro, sempre forbiti e cordiali con tutti. Fucile a pompa, dai. Abbiamo anche un accessorio. Mettiamo l'accessorio. Yes, signori. Cosa sta facendo? Bravo, questa cosa. Solo come arma. Cosa l'arma? Io mi dissocio da eventuali scostumatezze e scurrilità. Sono una persona da bene io, che cazzo. Ho finito i kit medici? Orca. No, no, ce ne ho 8. Perché mi sembravano finiti? Ok. Ruba l'alcol che poi ce lo rivendiamo. Oppure ci spacchiamo a merda, dipende. Da qui si passano, onesto. Situè. Ma mi hanno già sgamato. Vabbè, fatevi sotto, pezzi di merda. Ok, stanno arrivando. Ma sono lontani, ho la pistola. Merda, merda. Cosa succede? No, orca la puttana. Ogni volta che premo i grilletti vado in sta modalità del cazzo. Jack, ti sei grosso, non vedo. Vai, facciamo la super cazzo. Ah, insomma. Ah, merda, 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 merda. Sono ferito, sì. No, il pompazza si difendono bene per il pompazza, onestamente. Buona, bella sparata, come ho sparato bene. Cazzo, levati dal cazzo tu. Curati. Ok, l'ha seccato lui, grande, grandissimo. Tanto mi vedono uguale, coso. Fin qua ci hanno sempre sgamati forte. Qual è il vostro problema? Che so stronzo. Ok, andato. Bella lì. A colpi stiamo messi malissimo, to. Cazzo di idioti. No, chi ci ha già sgamati? Oh, ciò. Ah, questo è il nostro amico.
Diventa mio amico. Levati dal campo. Ma curatina. Fa il giro di qua. Fa il giro di qua. Lo fottiamo. Cala troia. Mannaggia di Evo. Orca boia. Mi ha dato una crocca. Sparano fortissimo, sparano davvero fortissimo. Ho bisogno di aiuto da Jack. Riesco a incularli in qualche modo. Devo riuscire ad avvicinarmi. No, ho sbagliato arma. Non volevo quest'arma. Fucile a pompa. Cura. Madonna, che complesso questo appunto. Non ho delle coperture adeguate, secondo me. E muori, c'è, bastardo. Cazzo merda. Cazzo merda. Non trovo una copertura adeguata. Cazzo. No, non riesco a passare. Merda. Merda, merda. No, mi sono incastrato, zio. Beviti quello che devi bere. No, cazzo, me ne sono sparato un altro, non volevo. No, devo andare di questo e basta. Che bastardo, uno scambio di bombe. Carica veloce, carica veloce prima che... Oh, vaffanculo, va. Così una sega si fa. Altro che... vorrei recuperare i proiettili, ma mi sa che non mi riesce. Ah, qua li abbiamo recuperati, grande. Vai, carica questo, carica questo. No, non volevo fare dello stealth, ho letto nel volume messaggio di Carlito. Volevo riuscire ad andarmene da lì per coprirmi meglio e colpirli. Non spezzate la formazione! Non spezzate la formazione, sei rimasto da solo, mo te spezzo io. Metti la testa di cazzo fuori. Però. Attenzione! Bersaglio ferito! Porco bosco. Ce ne sta uno sempre là. Cazzo che si difende da Dio sto coglione di merda. Merda. No, cazzo, non è la carica. Oh, affanculo. Nel dubbio. Ok, dobbiamo recuperare un sacco di roba. Porca Eva. Le sparatorie sono belle, però. Mi diverto. Mi diverto. Non sono semplici, ma mi diverto. Allora, recuperiamo un po' di messaggi. Allora. Dunque, allora lì, ok, interagivate fra voi e va bene.
certo, ma no, no, io sono a posto. Più che un difetto, una caratteristica, però, la scarsa gittata dei fucili a pompa. Sto salone mi ha ricordato Control. Cazzo, un po' è vero. Ci sta. Una buona associazione. Ok, proiettili più o meno siano così, va bene. Possiamo andare sereni? Ma dove cazzo ci fa andare? Ah, di qua. Ok, bella... bella vecchio. Noi abbiamo fatto casino, ce ne andiamo. Prendiamo sempre l'alcol che ci protegge. Munizioni. Che cazzo prendiamo qua? Robe. Arrivederci. Cazzo. Andiamo a vedere l'altro. Aspetta, c'è una roba per terra qua. Un dolce vita. Beh, non si sa mai, magari fa un po' de fresco. E fai, non te lo metti il dolce vita. No, come contorca la puttana, mannaggia, di nuovo. Sembrava troppo semplice. Vabbè, fuori uno. Ebbene. Merda, che non lo piglio. Oh, lo abbiamo squartato col colpo in testa. Bella bro. Chi è che sta soffrendo e vomitando? Oh. Oh cazzo, tu chi... Ah, madonna, mi sono cagato sotto. Sta succedendo qualcosa, forse un bug. Vabbè, ora scopriremo. Fatemi prima prendere tutto. Qua c'era una roba da prendere. Sì. No, nel dubbio lo trivelliamo questo. Così in amicizia, però mi sembrava. Possiamo andarcene? Madonna, che casino. Questo sarà un po' buggato, messa. Cosa? Saburo Arasaka. 105. Volevo sì, Carlitos. E invece, però siamo andati meglio poi. Proprio oggi. È una divina commedia di merda. Ti sembra divertente? Sì, lo è. Che bastardo. Ti sei fottuto il fegato. Me la sono cercata. Non sta benissimo. Ah, tranquillo. In effetti. Ne usciremo vivi. Perché non lo dici a T-Bug? Forse sarebbe ancora viva se non fossimo stati così. Ah, cazzo, morta stecchita così, non me ne ero reso conto. Con me. Hai visto? Cioè, avevo il sospetto, ma cazzo, morta, morta. Così in un colpo di spugna, zio Billy. Sto sound però mi sa che... In combattimento, ma dove? Ah, mi sa adesso. Fare in culo. Cazzo merda. Curatina. Ma mi ha beccato. Porca troia. Ai, cazzo, fanno un male della madonna. Fanno un male della madonna. Cazzo merda. Parate.
Dai, questo fa lo spavaldo. Sta fuori la copertura. Sì, ma ce la facciamo. Ok, uno è andato, uno è andato, uno è andato. Finiti i colpi, bene. Bene. Niente panico, niente panico. Siamo professionisti della Madonna. Bene, un altro andato, top. Ah cazzo, occhio quello là, là dietro. Vorrei avanzare un po' se possibile. Maledizione, siamo esposti. Via via via. No, ha fatto il giro, bastardo. Forse è morto, forse l'ha ammazzato quell'altro. No, non è morto. Secondo me c'è ancora. Non mi fido. Ha impianti da combattimento. Vediamo se lo pigliamo. Insomma. Molto merda. C'è una insultazione molto merda e senza colpi. A posto. Mamma mia, dai, bella azione questa. Cazzo merda, no! No! Amici, diventa mio amico, per favore! Madonna, questo è altro che amico. Porco due. Questo ti sfonda. Allora, 1C e 55. A posto? Abbiamo fatto qualcosa. Insomma. E se ne va, attenzione. Così, di arroganza. Però c'è sempre il tempo per rubare un due robe, onestamente. Vai, chiama, chiama l'ascensore, chiama l'ascensore. Fai che si apra presto, fai che si apra presto. L'ho chiamato? Sì, vai, 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 entra, 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 entra. Bastardo, devi entra, zio cane! Entra, zio cane, ti lascio qui! Entra! Devi entrare, tu devi centrare il pulsante! Pigia! Vai tranquillo, andrà tutto bene, ma tu pigia! Aprite il fuoco! Forse devi salire in fretta a portata del veicolo. Ci provo. Non è questo il veicolo, no? No. No. Dio madonna. Io ci provo. No. Morti. Onesto. Cazzo, ma c'era un sacco di gente però. Che stavamo tipo trivellando la macchina così a gratis. La prossima volta li stunniamo con la bomba e andiamo alla macchina allora. Senza. Ehi, ho uno shard autorizzato della sicurezza. Scansiona sto cazzo! Raggiungi l'atrio. Ma che siamo arrivati? No, aspetta, dove ci fa ripartire? Un momento. Ah,
Ah no, vedi che son giusto. Dai, dai, dai. Cristo. Oh, adesso c'è. Cosa? Saburo Arasaka. 150 anni. E tutti i Madonna. Cazzo di giorni proprio oggi. È una div- A colpi siamo... Ah, però ne abbiamo, ok. Sembra divertente. Ah, diciamo, tutta sta scena, sì, che cazzo. Lo è. Ti sei fottuto il fegato. Me la sono cercata. Ma tranquillo, vi. Ne usciremo vivi. Perché non lo dici a T-Bug? Forse sarebbe ancora viva se non fossimo stati così idioti. Non prendertela con me. Abbiate un attimo di pazienza, che c'è gente che mi cacca il cazzo. Abbiate un attimo di pazienza. Un attimo. Ok, perfetto. Questioni critiche risolte. Si va? Dio Madonna. No, ma dove cazzo sia? No, ma... Aspetta, ma no, ma di nuovo da qua, ma Cristo Dio. Che coglioni de merda. Che coglioni. Ma no, ma eravamo là. Ma non è giusto. So ferito. Magnate sta roba. Cazzo. Ah, l'ho lanciata da merda. No, l'ho beccato, guarda. Dai che dispensiamo colpi alla testa. Cazzo, quanto sparano sti bastardi. Ok, quello stronzo lì è andato, che dava fastidio in quell'angolo. Non lo piglio? Cazzo merda. Ma hanno inculato, vaffanculo. Carica, 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 carica. Bersaglio ferito. Ok, fine munizioni, vai di pistola. Che non ce ne sono poi così tante come munizioni. Via, via, via. Fanno un male cane quando ti colpiscono, veramente tanto. Dai, cazzo, crepa. Merda, dai che gli manca un colpino. Olè. Bel colpo. Una sega, bel colpo.
Merda, finire i colpi. No, si è curato nel frattempo, sto disgraziato, aspetta. Ah no, sei l'unica roba che c'ho, cazzo. Via, via, via. Niente colpi, cazzo. Lo violiamo. La Madonna. Chiama, 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 chiama. Non c'è roba da rubare utile per sparare. Perché io sono sempre senza munizioni, vorrei ricordarlo. Dai, arriva sto cazzo d'ascensore, porca la puttana. Ma quello com'è che è entrato? A caso. Vai, parcheggio. Ora vediamo di non morire, che se no tocca rifare la parte, non ci avrei voglia. Cazzo, ho fatto una scivolata della Madonna. Madonna però. È difficile stappare. No, ho sbagliato. Madonna. Cristo Dio, io come faccio a sopravvivere? Dio delle città. Dio delle città. Vaffanculo. Eh sì, sarebbe il caso di avvisare che non si spara durante le sparatorie. Son piuttosto d'accordo. Vaffanculo, va. Cazzo, quanta insistenza. Ho uno shard autorizzato della sicurezza. Dio, Madonna, ogni volta da qua, però che coglioni. Che coglioni. Poteva dare il checkpoint lì, no? Dai, posso fare sto merda. Forza, non perdiamo tempo. E io ci provo, non me lo fanno fare. Dio, Madonna. Ah, è mona de tumar. E dai, dai, dai. Con tutta la più buona volontà. Che devo uscire e rientrare, che cazzo ne so. Approfitto per prendere cose. No, non c'è. Ah sì, aspetta che c'è roba. Piglialo! E niente, non si piglia. Queste imprecisioni. Ora si è sbloccato? Insomma, mica tanto. Ok, ora sì. Allora, carica questa. Vediamo di aver tutto carico e pronto per quando serve. Cosa? E vediamo se abbiamo trovato anche roba migliore a una certa, perché abbiamo anche un po' di punti, perché se no qua stiamo a barboneggiare. No, come pistole a posto. Ah, però possiamo mettergli roba. Che se no non la svanghiamo. No, beh, qua non abbiamo bisogno di far silenzioso, onestamente. Non ha senso. Mitra. Abbiamo dei mitra che fanno più danno. 99,5, 102, 102 e 7. Onesto. Buttati questo e vediamo qua del pompa se c'è qualcosa. Del pompa... No, non mi sembra neanche di avercene. Ah sì, in realtà si guardano proprio qua all'inizio. Almeno quello. Abbiamo robe. Azione bloccata, che peccato. Lo facciamo dopo. Vediamo di... Devo avere più armatura. Quello potrebbe essere interessante. Punti resistenza, punti salute. T'ho uno di questi, abbiamo troppo bisogno di ste cose. Che cazzo, affangulo va. E poi vorrei capire cosa posso fare di questo. In questo momento mi sembra troppo utile. Questo, se vai, più salute. 10 resistenza massima.
Al 60% del valore massimo fuori dal combattimento. No. No. Il tempo di ricarica fucile a pompa. No. 5 di combattimento. No. Fare più danni al tronco invece è fico e lo usiamo. Qua è roba per pugni, no, quindi no. Creazione, ingegneria, pistole, assalto là. Qua potrebbero esserci cose utili. Con i fucili e mitra. Usiamo tanto la pistola qua. No, però sono roba de merda. Vai. Possiamo fare un salvataggino onesto? Salva? Grazie al cazzo. Onesto. Così se va male... Non possiamo... Porca troia. Proprio oggi. Vabbè, speriamo che sia la volta buona e basta. Commedia di merda. Ti sembra divertente? Che non si può neanche skippare, purtroppo. Lo è. Ti sei fottuto il fegato. Me la sono cercata. Ma tranquillo, vi. Ne usciremo vivi. Insomma, più o meno. Perché non lo dici a T-Bug? Forse sarebbe ancora viva se non fossimo stati così idioti. Prendertela con me. Hai visto? Com'è andata? A posto, si va, eh? Grazie al cazzo. Madonna delle madonna. Oh no, Cristo Dio. Pensavo fosse Cristo de ma vaffanculo. Mi sono inculato la vista. Pensavo fosse Jackie. Dio madonna. Dio madonna. E non era mai stato lì il tipo, come cazzo? Ehi, telecamere. E da quando in qua l'hanno messo qui? Collegati, usa. Ah, vedi. Ma c'era sta roba prima o so stronzo? Non ce l'ho il codice. Fai così. Allora, se io prendo, non ha senso, è 9. Poi andiamo sull'altra colonna. Proviamo? Ma come è fallito? Ah, non ho capito un cazzo. Non ho capito un cazzo. Cioè, oddio, non ho capito un cazzo. Questo sì. Quindi abbiamo capito qualcosa di più? File. Ah sì, ok, siamo entrati. Beh, ma abbiamo qualcosa di utile o... Rete locale, io guarderei la rete locale. Oh, così li sgamiamo. Perché prima non l'abbiamo fatta sta cosa? Ma non c'è nessuno? Ah no, vedi che c'è. Vabbè, diamola per buona per adesso. Tu c'hai munizioni almeno? Sì. Cristo Dio. Oddio, non so se ho già risposto al messaggio di Jacopo. Casomai chiaramente mi dispiace. Guarda, sono contento se riesco. Se riusciamo, insomma, un po' ad alleggerire le giornate con un po' di live quando capita. Assolutamente. Ma c'è solo quello, no? È come se fosse cambiata la dinamica
della sparatoria, comunque è strano. Vabbè, noi lo facciamo, eh. Finché va. No, vai tranquillo, non c'è nessuno. Vai a cagare, vai. Vai a cagare. Dio madonna. Siamo in una situazione un po' di merda. Se questo gira di qua, sono fottuto. Proviamoci. State fermo. Che magari non facciamo scattare gli allarmi e quant'altro, non avete a sapere. Dove cazzo c'ha gli occhi? Anche nel culo però che mi vede. Oh. Cala puttana, mannaggia. Vediamo se gira in qua, vede il cadavere, che cazzo succede. E poi lo trivelliamo a una certa. Ok, sta arrivando. Ma che cazzo? Non chiamare i rinforzi, arrangiati. Cosa stai aspettando? Sto cagare. Onesto. A cagare, vai. Presto, nasconditi. To. Dai, entra, zio Billy. Che l'abbiamo svangata. Non ho capito come e perché rispetto a prima, ma l'abbiamo svangata. Aspetta. Posso salvare adesso? Se, fanculo. Che non ci rifacciamo sta parte di nuovo. A cagare, vai. Sarò stronzo, sì, ma una volta, non tre. Perché due in realtà lo siamo stati. Dai, dammi il coso qua. Parcheggio. Ci prepariamo col mitron. E si va. Non ho capito cos'è questo punto qua. Ah, ok, niente. Inchiodiamolo. Cazzo merda, quanto male ti fanno sti bastardi però. Tò, una bomba anche a te e buon Natale, stronzo. Dobbiamo farla sta sparatoria per forza. Ma allora perché non lo piglia? C'è fuori corpo. A me pigliano. È ferito. Ma tua madre è ferita. No, cazzo. Fanculo, almeno questo al lato l'abbiamo seccato.
cazzo, le hitbox qua mi sono sembrate un po' imprecise. Madonna. Dai, vai a fare il culo e muori. Dio madonna, guarda che cazzo. C'è un casino bestiale. Non li piglia, merda puttana. Spostiamoci. Porco. No, non dall'ultimo checkpoint, non dall'ultimo checkpoint, avevo la carica partita, affanculo. Madonna, ogni tanto arriva la sparatoria dove non si capisce un cazzo. Aspetta, fai carica partita, cazzo, ce l'abbiamo apposta. Nomade, livello 7, 19.46, è questo, conferma. Ma è una... dove cazzo sono? No, è una vaccata, non te le salva le cose. Sono comunque qua. Che pezzi di merda. Che pezzi di merda. Ha salvato le cose che abbiamo fatto. Quelle sì, ma non il punto. Che figli di una gran mignottona ladra. Dai ragazzi, ci proviamo l'ultima volta. Poi devo andare, cazzo. Ci proviamo, ultimo tentativo. Ah no, aspetta, ma dove... Ah no, ma sono qua, ok, vai a fare in culo. Allora, vabbè, era giusto offenderli comunque. Però siamo nella zona giusta. Un'offesa gratis la diamo sempre a tutti, no? Non la neghiamo a nessuno. Cazzo, non sono riuscito ad ammazzarlo. Morice! Ok. Colpo confermato. La mattina schifosa. Madonna. No, così se muore, così se muore. No, ok, diciamo che avendo qua lo spawning, allora possiamo fare anche più di un tentativo. La madonna. Ma
Merda, ho finito i colpi. Madonna. Puzzola. Cristo. 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 Non stava andando malissimo. Non stava andando malissimo. Vai a fare in culo, però. Zio Bosco. Zio Bosco. Cazzo. To. Namos. Veloce. 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 Dai. Sto perdendo sangue. Se scrivi esclamativo sounds, li vedi quali sono. Dalla macchina in fiamme, via. Via, via, via. Bersaglio ferito. Dio Madonna. Sakai. Parate. Via, via, via. Morice. Uno è andato, uno è andato. Madonna, 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 Madonna che... Dai, cazzo. Ha ferito! Continuate a sparare! Ma tu non è che stai tutto sto bene, eh? Via, via, via! Merda. Merda, m'hanno inculato. Ok. Sparate! Fatti vedere. Vabbè. Risolto. Minghia, guardalo. Entra. To, 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 vai, 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 vai. C'è il cooldown, sì, se no me li spammi. Guarda che spam di suoni. Tutti li abbiamo provati. Le piacciono? Che dite? Sono buoni? È una buona performance? La calma. Orca troia! Questo è peggio di Terminator.
Vai, 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 fuggi. Apri i talenti, dopo, dopo. Non parlare durante il salto. In che senso ci penso? Orca ma... Ta! Oh, l'ho pigliato in curva, grande, bella bro. Una curella però. Olè. Ottimo lavoro, Ken. Sembri un cadavere, Jackie. Mi dispiacerebbe se muore, però. Il mio sistema rileva che le condizioni del signor Wells sono critiche. Portaci da un bistoli, presto! Sono desolato, ma non è possibile. No, come no? Il nostro itinerario è stato preimpostato e pagato in anticipo. Non sono autorizzato a modificarlo. Fanculo l'autorizzazione, fa quello che ti dico! È tutto ok. Io resisto. Le suggerisco di mantenere il signor cosciente. Andrà tutto bene. Rivedrai Misty, tua madre, tutti quelli che ami. Jackie, non chiudere gli occhi. Misty lo sapeva. L'ha sempre saputo. Cazzo ragazzi, mi sa che il buon Jackie non ce l'ha fatta. Porca troia. Il signor Wells è deceduto. Dove devo portare le sue spoglie? Qualcosa. Il pacchetto è certo. Sucre! Smaltimento gratuito dei resti dei passeggeri. Mi serve solo una destinazione. Dove lo mandiamo? Aspettami qui. Da nessuna parte. Resta qui e non muoverti. Torna subito. Non penso lo potremo salvare, ma... L'aspetta nella stanza 204. Ci vediamo tra i pezzi grossi, Jack. Sì, pesante. Per come è maturata, come costruzione di scena, Ares, pesante. La senti tutta, eh? Porca puttana. Io riesco a far sta parte, scusate, devo assolutamente controllare se ce la faccio, perché c'ho delle rotture di cazzo. No, non ce la faccio mica, figa. Signori, purtroppo dobbiamo interrompere qui, in questo momento complessissimo. Già, Jackie purtroppo non ce l'ha fatta. Io se posso salvare, salverei. Sì. Porca Eva, che momento di storia importante e grosso. Veramente grosso. Però continueremo la prossima volta. Intanto io vi ringrazio come sempre per aver guardato la live insieme a me e chi lo guarderà su YouTube a mo' di video. Spero vi sia piaciuto, perché devo dire che è carburato rispetto alle altre volte che erano un po' più tutorial. Direi che questa volta era molto più interessante sia a livello di storia che come azione e cose da fare. Quindi grazie per averlo guardato insieme a me, aver dato fiducia
al titolo, perché secondo me merita tantissimo. Gran bella puntata, questa mi è piaciuta tanto anche per queste cose che sono successe. Cioè, è successo un casino tra Jackie e T-Bug, non dimentichiamoci di T-Bug, siamo tipo rimasti un po' soli in questo momento, è un gran bordello. Quindi grazie davvero per averla vista con me. Ora io recupero qua OBS e ci vediamo, direi, già domani con o Spider-Man o Valhalla. Vediamo, grazie mille a tutti e alla prossima. Ciao belli.